Bentornati con un altro nuovo video. Oggi andiamo a visitare Erice. Erice non è semplicemente un luogo da vedere e da non perdere in Sicilia, ma è uno di quei luoghi dove è sempre bello ritornare, in qualunque periodo dell'anno, perché è senso di pace, di serenità, di stacco dal resto del mondo che questo paese riesce a donarti è immenso. Arroccato sulla cima di un monte alto 750 metri e che si affaccia sul Golfo di Trapani, Erice è un piccolo caratteristico borgo medievale, con stradine strette e lastricate, cortili, chiesette e tantissima aria pulita e fresca anche in piena estate. Grazie alla sua altitudine si può godere di una splendida vista panoramica a 360 gradi, da un lato il Golfo di Trapani, le saline, le isole Egadi, con tramonti spettacolari, dall'altro l'immensa vallata di Valderice, Custonaci e le campagne dell'entroterra. Si possono trascorrere ore intere appoggiati alla balaustra ad ammirare la vastità e la bellezza del paesaggio. Il modo migliore per visitare Erice è passeggiare lungo le sue strade, lasciarsi guidare dall'istinto, perdersi nei suoi angoli ed assaporare l'atmosfera unica di questo borgo. Subito all'arco principale, all'ingresso del paese, si trova il Duomo con il suo alto campanile. Impossibile resistere alla tentazione di fare una foto, approfittando anche della piazza molto grande che consente riprese più grandangolari. Costruita nel 1334 da Federico d'Aragona, con uno stile gotico un po' ibrido, è dedicata alla Vergine dell'Assunta. Accanto alla chiesa si trova l'alto campanile, che aveva anche scopi difensivi, infatti dall'alto si domina tutta la valle. Partendo proprio dalle stradine dietro al Duomo, si può iniziare il giro dal centro del paese, tra angoli suggestivi, negozietti di souvenir e pasticcerie storiche, che offrono quanto al meglio la pasticceria siciliana possa offrire. Il simbolo del paese è ovviamente il Castello di Venere, di epoca normanna, che sorge proprio sulla rocca Strapiombo e che offre una vista spettacolare. Fu costruito nei secoli 7 e 8 sui resti di un antico tempio dedicato al culto della dea Venere. Grazie alla sua posizione è facile capire che aveva una grossa importanza militare, perché è proprio da qui che si può ammirare tutto il paesaggio circostante. Si potevano vedere in forte anticipo ogni eventuale attacco dal mare, sia lato Trapani sia lato Valderice, a seguire gli spostamenti via terra. Dal castello si può osservare un'ampia porzione di territorio, la catena dei monti che cingono la pianura di Trapani, la lingua di Capo San Vito, il promontorio di Cofano, la costa con il porticciolo di Bonaggia, Trapani, Marsala ed a filo d'orizzonte Mazara del Vallo. Sul mare le isole Egadi e, quando le condizioni di visibilità lo consentono, l'isola di Ustica, a nord-est, quella di Pantelleria, a sud. Accanto al castello si possono ammirare le torri Pepoli e la bella villa comunale Balio. Se vi affacciate da balcone durante l'inverno copritevi bene, perché se soffia il vento si gela. Sotto le torri, su una piattaforma rocciosa, svetta la suggestiva torretta Pepoli, fatta costruire dal conte Agostino Pepoli. Qui il conte amava sostare con ospiti illustri, respirando aria fresca e ammirando le bellezze della natura. Non si può venire ad Erice senza fermarsi nella storica pasticceria di Maria Grammatico ad assaggiare i suoi squisiti dolcetti alle mandorle, le genovesi, la frutta marturana, le cassatelle e tante altre prelibatezze, tutte da provare. Maria Grammatico è un pezzo di storia di Erice. Rimasta orfana all'età di 11 anni, è stata cresciuta dalle monache, dalle quali ha appreso i segreti della pasticceria. Oggi è un'istituzione da queste parti, talmente famosa che occorre fare la fila per entrare, impossibile non fare una scorta. Se amate fotografare tramonti, Erice è una location che sa regalare veramente suggestive atmosfere. Salendo infatti in alto, accanto al castello, si può ammirare il sole che scende proprio in mezzo alle isole Egadi, e se riuscite a beccare il cielo giusto,
potrete assistere ad uno spettacolo incredibilmente meraviglioso. Il clima di Erice è davvero particolare. Grazie all'altitudine e alla presenza del vento, le temperature sono sempre più fresche. Durante l'inverno, quando il paese è quasi deserto, il vento freddo a volte è veramente tagliente e spesso si rischia di beccare la nebbia che rende le stradine surreali e fiabesche. Durante l'estate, invece, quando in pianura le alte temperature rendono l'aria respirabile, qui si cammina bene con una giacca di cotone. Come arrivare ad Erice? Per arrivare ad Erice in auto, percorre l'autostrada A29, da Palermo, città o aeroporto. Da Trapani si arriva in 15 minuti in macchina, 40 minuti in bus. Durante il periodo estivo è in funzione la funivia che collega Trapani con la vetta di Erice. Anche questo video è arrivato al termine. Prima di concludere volevo ricordarti di iscriverti al canale se non l'hai fatto e se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace. Ricorda di attivare la campanella delle notifiche e a presto per il prossimo video.